Resetta sui denti. Hello, bentornati o benvenuti nella mia cucina. Salve amici, oggi faremo un video rumoroso. Scherzavo. Allora amici, oggi faremo una cosa diversa. Vi avevo promesso un video natalizio e quindi eccoci qui, faremo un video natalizio ma senza perdere di vista il nostro tema preferito, che è l'architettura. Anche la cucina, ci piace anche mangiare. Comunque, come avrete sicuramente letto dal titolo e visto dall'immagine di anteprima, che a questo punto non so come sia venuta, stiamo per iniziare una missione che potrebbe diventare la cosa più bella del vostro Natale o il fail più bello del vostro Natale, perché oggi andremo a costruire una casa, ma di pan di zenzero, e andremo a costruire non una casa qualunque, ma la casa per eccellenza, ovvero Vilsawa di Le Corbusier. Prima vi devo ricordare che c'è un pulsantino rosso qui sotto, cliccateci su per iscrivervi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su tutti i video futuri. E in più seguitemi su Facebook e Instagram, dove pubblico una serie di cavolate abnormi tipo questa, e anche sondaggini e contenuti interattivi che vi permetteranno di aiutarmi a decidere gli argomenti per i prossimi video. La mia cucina è rumorosa, scusate. Vabbè, comunque seguitemi, grazie. Iniziamo subito questa cosa strana che andremo a fare oggi. Allora, io vi confesso una cosa, io ho paura della pasta pan di zenzero perché ho visto dei video e delle ricette che la vedevano lievitatissima, quindi onde evitare che la nostra casa assuma un aspetto deformato, io ho fatto della semplice pasta frolla, ci ho messo un botto di cannella e zenzero. Vi lascio una schermata con tutti gli ingredienti che ci ho messo dentro. Dovete solo impastare tutto insieme, è molto facile. Adesso, se riesco a staccare diventata di pietra, tipo. Aiuto! La verità è che questa pasta poi va conservata per un po' in frigo, solo che io mi sono dimenticata di tirarla fuori ad un orario decente per poter poi fare il video. Voglio farvi vedere cosa sta succedendo. Vabbè, diciamo che tanto per ora ce ne serve un po'. Per questa prima fase ho previsto che ci servirà la pasta, ovviamente, un piano su cui stendere, un matterello, non so come ve lo chiamate, io chiamo un matterello, poi un coltello e una riga. Perché la riga? Perché io, per facilitarmi, innanzitutto Vilsawa ha una sua complessità che noi abbiamo semplificato proprio all'osso per fare questa cosa. Comunque c'è Gianni dalla regia, come al solito, che... E quindi cosa ho fatto? Mi sono trasferita su AutoCAD delle sagomine da cui prendere perlomeno le dimensioni. Dimensioni che andremo a riportare sulla pasta con questo righello che ho... C'è una mosca. Molto bene. Con questo righello che ho lavato per l'occasione. Pensate un po'. Quindi andremo a fare... Innanzitutto ho preso un po' di questa pasta. La rimpastiamo un secondo. Sembra più cemento che pasta. È molto appiccicosa, ti devo dire la verità. E l'andremo a stendere. Allora, io penso che la stenderemo abbastanza sottile. In tutto ciò vi voglio raccontare la storia di questo magnifico grembiule. Quando ho detto a mia madre che avrei dovuto fare un video di Natale in cucina, le ho chiesto se avesse un grembiule che si potesse guardare, perché cioè quelli che usiamo abitualmente non sono affrontabili. E gli ha detto sì, ne ho uno di Natale. Questo grembiule è datato 15-18, infatti è tutto scolorito, è bellissimo, però la facciamo contenta e quindi l'ho indossato comunque. Allora amici, ho preparato una taglia con della carta forno strappata in malo modo e la metterò da parte. Continuiamo a stendere questa pasta e vi dico che sul modellino che mi sono disegnata, la casa ha in pianta dimensioni massime di 20 cm per 22 cm. Quindi bisogna stendere la pasta in modo tale che arrivi a coprire 20x22. Mio Dio! Forse se l'avessimo costruita in mattoni sarebbe stato più facile, non è? Adesso andrò a tagliare il quadrato che compone il primo piano, perché il piano terra, se conoscete Vilsawa, se non conoscete Vilsawa, ecco una foto. Il piano terra ha una forma diversa e i piloti tipici di Le Corbusier, mentre il primo piano è una sorta di quadrato, è quasi un quadrato. Ovviamente non è una scienza esatta, quindi non vi preoccupate se non è preciso. Oh,
fatto un quadrato, un rettangolo in realtà, e adesso questo rettangolo lo andremo già a posizionare nella nostra taglia perché non ci serve più per il momento. Adesso passiamo a fare il piano di copertura. Il piano di copertura è un rettangolo delle stesse dimensioni di quello lì, solo che avrà un piccolo buco, il cortile interno in realtà. Vi dico che lì c'è della roba complessa, ma noi semplificheremo il tutto facendo solamente un quadrato con un buco. Il buco lo sagomiamo come è nella realtà, ma non andremo a fare le scale, le rampe, le aperture, sarà tutto molto più semplice. Quindi stendiamo un altro po' di pasta. Bene amici, abbiamo fatto il nostro rettangolozzo che vi faccio vedere per il secondo piano, quindi adesso andremo a ricreare questo buco e lo faremo totalmente ad occhio, cioè ve lo dico. Amici, l'effetto finale è più o meno questo e adesso andremo a trasferire anche questo nella taglia. Ci sarà da ridere, che sicuro non combaceranno. Io ricontrollo un attimo le misure. Ok, si è magicamente ristretto tutto un botto. Cosa è successo? È la cosa più difficile che io abbia mai fatto, vi giuro, laurearsi non è nulla a confronto. Amici, in qualche modo, che non è chiarissimo, la casa sta diventando più piccola man mano che andiamo avanti. Beh, dovevi studiarti le proprietà dei materiali. Forse scienze delle costruzioni mi sarebbe venuto in aiuto, ma non credo che esista un database sulla pasta frolla. Io credo di sì. Esiste uno studio su qualsiasi cosa. Perché non l'abbiamo guardato prima? Adesso faremo le pareti. Le pareti del primo piano sempre. Che va bene, le lunghezze ce le abbiamo, sono 20x22. L'altezza è di circa 4 cm. Vi ho detto, il bello di questa cosa è che possiamo approssimare quanto vogliamo. L'importante è che alla fine si regga in piedi. Sia più o meno. È sempre più o meno quello che stiamo facendo. Il che non ve lo assicuro. È un mega fail, proprio di dimensioni epiche e colossali. Comunque vi assicuro che la pasta l'ho assaggiata da cruda e sembra buona. Quindi almeno è mangiabile. Comunque sembra molto cucina buttata. Però con la differenza che Will Woosh ogni tanto qualcosa di decente la fa. È ancora peggio di cucina buttata, pensate un po'. Passiamo a fare i muri. Facciamo dei semplicissimi rettangoli di 22 cm per circa 4. Dato che queste pareti hanno le finestre, non so che cosa ne uscirà. Che bello. Ho capito, ma è la pasta che si restringe. Una è più sottile dell'altra in maniera che non mi spiego. Quanto rideremo quando l'assembleremo. Allora, le finestre di Vilsawa sono finestre a nastro. Ah, vedete, stiamo facendo anche una lezione di architettura nel frattempo, perché è la casa manifesto dei 5 punti dell'architettura. C'è un video che parla di questo che vi linko qui da qualche parte. Adesso andremo a fare le finestre che sono a nastro, ma anche se quelle vere hanno un certo ritmo, noi ce le inventeremo un po', perché qua dobbiamo fare della roba stabile. Delle finestre a caso, perché sul mio file AutoCAD le avevo anche fatte giuste, ma non mi sembra il caso di rischiare. Le Corbusier si sta rivoltando nella tomba, mi dispiace. Io sono una persona di estro creativo ed artistico, la precisione non fa per me. Più o meno sono sempre al ritmo di 4 finestre, io ne ho fatte ad una 2 e all'altra parete 3, quindi proprio molto fedele all'originale, devo dire. Allora amici, dato che ho riempito questa taglia, io inizio ad accendere il forno a 180 gradi per il tempo che serve, che in questo momento non vi saprei dire, penso che andiamo sui 40 minuti. Forno statico 180 gradi, aspetterei che si scaldi un attimo e poi lo inforniamo. Intanto facciamo le altre pareti. Secondo me uscirà la casa di pan di zenzero più brutta che voi abbiate mai visto nella vostra vita. Passiamo ai lati corti, 20 cm sempre per 4 con finestre a caso come prima. Guardatela
commentate nel vostro cuore, ma non nei commenti. Prendo l'altra taglia che avevo già preparato prima, ce le metto su. Le pareti si sono magicamente allungate nella disposizione della magia di Le Corbusier. Mai fare del cemento con l'uovo. Sì, non ve lo consiglio, diciamo, se chi mi sta ascoltando gestisce dei cantieri, l'uovo non funziona nel cemento. Ve lo dico, non provateci a casa. Allora, intanto, quel bel pezzo di pasta che è volato prima, possiamo iniziare a fare il piano terra, che ha quella forma un po' ad U. Ora magari vi agevolo una pianta del piano terra così lo capite. L'altezza del piano sarà sempre sui 4 cm, come il primo piano. Faremo le tre pareti piatte e dopo ci occuperemo della parete tondeggiante e penso che ci aiuteremo con della carta stagnola per farla reggere. Intanto io inizio a tagliare le pareti piane. Quanto sarà bello pulire il touchpad dal buco? 12 cm, sì, ho capito, è pronto. La parete sul fondo. Ah, sappiate che questo piano terra ha delle finestre nella realtà, ma nella nostra casa non le avrà. Allora, le altre due pareti misurano 11 cm, sempre per 4. Tanto poi si restringono, fanno queste cose un po' strane. È diventata di 10 cm per 4, vabbè. Basta che la tiriamo un po'. Fatto. Ok, adesso faremo la cosa più difficile della terra, superficie curva, carta stagnola. Allora, dobbiamo fare una forma curva. Sbagliato. Okay. Stendete la carta stagnola. Con un martello. Sì, potrebbe essere anche un'idea volendo. Quello che dobbiamo ottenere è una U che vada in questo lato qui ad essere grande quanto la parete sul retro. E io la misuro direttamente sulla mia pasta. Diciamo che ci siamo più o meno. Ora facciamo... Cioè, qua c'è così tanto burro che ormai... Ah, intanto possiamo infornare la prima taglia, che è questa qui. Infornata. E occupiamoci di tutte le superfici tonde. Mi sta già venendo l'ansia. Allora, io non so bene come procederemo per fare questa cosa. Farò un pezzo a casaccio alto più o meno 4 cm. Scusate. E lo andremo a plasmare qui, sulla carta stagnola. E lo appoggerò qua. La semicirconferenza è troppo difficile. Sì, però vedete, in certo modo potrebbe funzionare. Ora, se quella non cede... E cederà sicuramente. Adesso viene la parte brutta. Cioè tutta la parte di sopra, tetto giardino. Amici, per fare questa parte, quello che io suggerisco... Sto riflettendo. Stavi dando un suggerimento senza sapere cosa fare. Esatto. Dovremmo fare delle superfici curve anche qui. Io penso che la cosa migliore da fare sia dividere in pezzettini la struttura. Penso. Gianni, di qualcosa? Allora, la struttura di cui parlo la facciamo vedere ai nostri amici. Vi metto un'immagine. Eccola. Vi dico che dovrebbe essere alta anche questa 4 cm. Però probabilmente la facciamo un po' più bassa, così da consentirle di rimanere in piedi. Io taglio a casaccio dei pezzi. Io sto ricompattando questa pasta che ormai si sta sciogliendo in tutti i modi possibili. Facciamo delle strisce. Allora, fatte queste due striscettine, ora capiamo un attimino come montarle. Qui facciamo le nostre superfici curve, che sono una che fa così. Non è facile per niente. Le farò attaccate, ma in realtà non sono attaccate in questo modo. Una è tipo così, un po' più larga, la tagliamo. E poi c'è l'ultima, che è proprio super stretta. Ovviamente non sono veramente collegate in questo modo. Allora, abbiamo le tre superfici curve che sono più o meno così. E ora le sposto sulla taglia. Intanto prepariamo anche i pezzettini più piatti, che sono sempre, faccio sempre quello spessore più o meno. Sta andando tutto lentamente in malora. Faremo un lato lungo che è questo, facendo totalmente a caso. Cominciato con le buone intenzioni, con il righello. Sì, ragazzi, ma che righello,
estro creativo, tanto da qua faremo pezzi piccoli. Amici, abbiamo tutti i pezzi, ecco qui la seconda teglia pronta per essere infornata subito dopo quella lì. Io ora vi lascio, ci vediamo, cioè per voi sarà immediatamente, per me sarà cottura compiuta. Amici, non si è registrato nulla, ma noi abbiamo fatto la glassa che si è sparsa su tutto il tavolo con 400 ml di zucchero a velo, 2 albumi e mezzo cucchiaino di aceto, e abbiamo iniziato ad assemblare. La glassa è stata messa in una sac à poche con la punta tagliata molto piccola. Stiamo combinando un disastro. Per i pilotti sto utilizzando della pasta tagliata, ma si sta rivelando un fail, io ve lo dico. Avevamo iniziato ad assemblare il pezzo di sotto, credevamo che la fotocamera stesse registrando, ma non lo ha fatto. E quindi ora continueremo con i piani superiori, che sono veramente impossibili da assemblare, io ve lo dico. Però ce la faremo, eh? Allora, facciamo così. Ora, cemento tutto con questa. Questa roba è tipo il cemento armato. Ah, la ricetta della glassa l'ho trovata sul sito dell'IKEA, perché ci fanno le casettine di pan di zenzero loro, no? Poi le vendono ad assemblare. Matti, è la cosa più difficile dell'universo. Magari all'IKEA le hanno progettate meglio. Ehi, mi sta anche colando il naso. Allora, due muri corti, il muro lungo, cioè il muro corto, il muro lungo. Che non coincidono. Ma assolutamente, cioè qua esce di mezzo metro. Oddio. Devo avere il tempo di cementare l'angolo. Dammi il tempo, stupida casa. Un momento. È impossibile. Ma che cavolo. Voi pensate di aver studiato all'università, di essere in grado di fare una casetta di 20 centimetri, e invece no. Oddio, si sta muovendo tutta. No. Sai cosa sarebbe stato furbo? Fare in un modulo tutta quanta del piano di sopra e poi piazzarlo direttamente. Hai ragione. Ma ormai è troppo tardi. Questo piano va tagliato. Perché va bene uscire di mezzo metro, però... Fatto! Forse dovrei tagliare anche questo. Una tua licenza artistica. Poetica, certo. E un aggetto. Le Corbusier non avrebbe gradito. Tu reggiti. Okay. Io me lo immagino alla fine che diventerà un unico blob di roba. C'è quella di contare. Ogni tanto che spunta un pezzo di biscotto. Ormai neanche più la precisione del coltello. Fatto. Yeah. Però guarda che, cioè, ad occhio, ma la misura è perfetta. Quando fai le cose a cazzo di cane, le devi fare tutte a cazzo di cane, se no... Esatto. Cioè, comunque può essere una scelta stilistica e la funziona anche nelle cose fatte male. Sai quanto rideremo quando metterò la copertura? Fa dei rumori ambigui questa sac à poche. Ok, il segreto è fare delle torri di questa specie di cemento zuccheroso. Non è bellissimo? Adesso metto gel sopra. Lo metto, lo faccio. Ma sì, che cosa può andare storto? Però buono. Sai cosa può andare storto? Che sia troppo grande. Ma sì, dai, mettiamoglielo. Non so perché sto mettendo la glassa su questo muro che è più basso di tipo 20 cm rispetto al resto e quindi non toccherà mai la copertura. Arriva. No, vabbè. Non ti senti una pro in Ma questo chi? Momento? Le Corbusier chi? Ti senti una pro in questo momento? Aspetterei a cantare vittoria. Il mio computer è pieno di zucchero. Ah, cioè è tutto di qua. No, vabbè, voi non lo, cioè, voi non lo sapete cosa ho combinato. Fatto al contrario. Eh? Tu, uomo di poca fede, non te l'aspettavi. E invece ha funzionato. Adesso direi che si mette questo qua. Beh, non è difficile adesso, forse. Mi fanno troppo ridere i pilastri giù che sono poggiati leggermente. I pilastri giù si reggono per la forza dello spirito di Le Corbusier, capisci? Quindi io non andrei ad insistere molto sulla loro stabilità. Non poniamoci domande a cui non sapremo rispondere. Ora dovremmo fare così. Sto costruendo questa struttura grazie a un'immagine di riferimento. Ok, ora devo attaccare questo piccolo coso. Oh, come va? Dovrebbe andare così. Eccolo che arriva.
Non è uguale? Matto. Ora il pezzo lungo. Qui, siccome questi non ci stanno, non so dove metterli, io ci attacco direttamente questo. Diciamo che è un errore che tutto questo macello si noterà veramente poco, immagino, no? Secondo me è già difficile che capiscano che sia una casa. Ta-da! Finita, eh? Oh, vieni di qua, ti prego, è stupenda. È bellissima, cioè guardate ragazzi, è un'opera comunque contemporanea, è una provocazione. Tra l'altro mancherebbero i piloti, vogliamo fare che li mettiamo? Sì, facciamo cadere tutto. Mettiamone a caso così, quanti ne abbiamo, ne abbiamo? No. Comunque più che piloti sono contrafforti. Comunque sta assumendo una certa stabilità. Vabbè, io qui, ce lo dobbiamo mettere il pilastro in più? Mettiamoglielo. No, sento che sto facendo una stupidata. Lo mettiamo di qua. Penso che non metterò più piloti. Che dire, amici? Io dichiarerei questa operazione finita e fallita. La lascerei così, questa splendida Vilsavoie. Intanto vi vorrei far notare l'unica cosa bella del video, ovvero la mia tazza della Lego. E Gianni, ti piace? I piloti vanno contati perché sono 5 per lato, come vi dicevo, compresi quelli agli angoli ovviamente. Ma qui ne abbiamo solamente 3 da questo lato. Di qui ce ne sono 4 e di qui anche 4, ma sono tutti messi in modo completamente irregolare. Che appoggiati più che altro. Sì, qua ci sono anche dei contrafforti, capito? Non si parla più di pilastro, ma di puntone. Amici, che vi devo dire? Io comunque mi ritengo soddisfatta di questo capolavoro. Proprio. È un capolavoro, cioè comunque ha un suo perché, dai, guardala. Sì. Dai, secondo me ha il suo perché. Secondo me se lo sta chiedendo pure lui il suo perché. Perché? Va bene, amici, è un fail. Però, insomma, noi ci siamo un po' divertiti, un po' a un certo punto abbiamo iniziato a bestemmiare. A me dispiace solo per lo spreco di tanta pasta frolla, che comunque al sapore non era male. Io spero comunque di avervi intrattenuti in qualche modo. Se il video vi è piaciuto mettete un like, altrimenti non mettete dislike, che mi offendo moltissimo, perché cioè io ci ho provato con tutto il cuore. E in più vi ricordo di continuare a sostenere il mio lavoro, che ovviamente non si basa su questo ma sulla divulgazione. Torneremo a farla dalla prossima settimana, è una promessa. Volevamo solo un po' scherzare visto che è la settimana di Natale. Mi auguro di avervi comunque fatto fare un sorriso e vi auguro buone feste anche, e soprattutto vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi sui social. Io come al solito vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video, ma prima vi lascio con una panoramica del nostro capolavoro architettonico. Ciao. To a